Tutto pronto? Quasi tutto pronto. Manca solo l'allacciottato. Se bichi, lo monto più in là. Ora esco. Ho già alzato il motore. Tanto dovrei esserci. Vediamo un attimo se va. Adesso anche il timone. Adesso io cerchiamo un po' di allaccio. Ma sono le 6:30 e già fa caldo. Esco un po', poi metto l'ego, metto tutto e c'ho un po' di pesce esca. Che bello, allaccia come l'altra volta. Let's go. L'altra volta, cioè siamo in un mare di allaccia, l'altra volta neanche scendevo subito, tam. Ora sono nella palla da più di 2 minuti, niente, stesso allacciottare, eh? Stesso sabichi, niente, provo a scendere, risalire, lento, mi fermo. Tanto a me 3 me ne servono, ma pure 2. Una toccata. Ci sono predatori. Proprio nella palla, manco a sgarro una, neanche. Provate a salire. Olè. Dai, una. Almeno una. Che bella. Una è fatta. Oh, che bella. Perché mi emoziono più per le alacce che per gli altri pesci. Intanto scendi. Vediamo se becchiamo qualcosa. E uno è fatto, facciamo l'altro. No, erano 3. A posto, mannaggia la miseria. Questa è decente, però quella era proprio grossa. Mannaggia la miseria. Sì. Ma perché vi suicidate? No!
Che hai mangiato? Pieno. Intanto poi quando scendo così non prendo mai niente. Vediamo. Mi fermo a mezz'acqua. Vado piano piano. E la sono sgamata. Vabbè, le metto dentro. E due. Poi. Si può cominciare la traina. Perché è troppo bello prendere le alacce. Ora devo andare perché un'altra palla. Sono dentro, chiudo. E let's go! E tiro veloce. Mamma come tirano! Go. Dove ti ho preso? Lo dico ma non lo faccio mai. Devo venire qualche giorno a fare solo alacce. E già l'altra volta con 10 ho fatto una ciotola ripiena di 1 chilo di sale. L'ho fatta sotto sale. Ma cosa c'è qua sotto? Niente, dai. No, mi dire. Infatti. Basta, non è boccato. No, scherzo. Poi me la chiamo. E vai, le vasche del vivo. Ok. No, 4 vanno bene, poi se no. Beh, non voglio consumare memoria, che non piglio niente, ma se piglio, guardiamo. Me lo metto da parte. Andando a 1 nodo e mezzo, piombi guardiani, elastici, e acqua. Ora andiamo a scegliere la più bella. Che non salta via. Eccolo qua. Mezzo chilo di alaccia. Mezzo chilo. È enorme. Cioè un cefalo sembra. Un cefalo con la barba. Un po' sì, ora ti rinasco. Allora, ossa nasali, belle toste. Gancio. Mi piace, devo per renderlo un po' più duro, giro l'elastico su se stesso, un po' più stretto diciamo. Ok. Drizzo.
come nuota bella. In effetti nuota tutta un'altra storia. Mamma, stupenda proprio. Vediamo, dai. Il problema è che potevano mettere una funzione mantieni rotta. Che ora c'è pure qualcosa a mare. Vabbè, ora la scendo. Ultimo piombo. Da 150. Ok. Stringo un po'. Ci sta la rotta. E chiudo dall'altro lato. Giusto la rotta. Ok. E ho fatto la cazzata. A scalare piombo da 3,50, bello chiuso. Ok, aggiustiamola. Campanella 1, 500. Se vado contro corrente, se no mi sta a galla. Ora scendo l'altra, se no è chiudo, se no il video non finisce più. Ha toccato qualcosa, ha sgranato la frizione. Vediamo. Vediamo. Ho qualche pesce spada che gioca con l'esca. Io continuo, node 5, node 6. Già sono le 9:09. Peccato, cazzolata. Non so se quando arrivo che devo girare,
quasi quasi controllo l'esca perché non vorrei che è passato qualcosa, non ha preso l'amo perché ha tirato. Ho qualche delfino, però è sotto, non è quella galla, oppure qualche spada che si gioca con la spada. Stacco, magari riparto. Però la partenza era bella, era che ero bello rilassato lì. E vabbè. Anna, quella con la laccia a fondo. Guardate che spadata che gli ha tirato. Questa è una spadata. È ancora viva, però la rimetto giù. Ora mi devo muovere. Non so se cambiarla, se ne ho un'altra un po' più grande. Quella è una spadata. Più che altro un po' più vitale, perché quella ha la botta che ha preso. Vediamo se la vasca del Trigen è una pancia all'aria, secca, e l'altra secca pure questa. Niente. Tutte e due secche. Questa ci manca poco. Che me l'ha spaccata, mamma la miseria. Chia che botta che gli ha tirato. Niente. Provo a vedere la canna. Figuriamoci. Solo paura che mi vada sul motore. Non penso, però. Vado piano piano. Anzi, mollo l'ancora. Così la corrente va di là. Ok. Quella botta, quella partenza prima era quella. Pesce spada che l'ha colpita, infatti, cioè no, di camminare cammina, non è che non cammina. No, ma questa va, tiro questa. Ho sbagliato, quando ho sentito la botta, però non sai se tonno, mi dovevo fermare un attimino, decelerare, perché loro dopo che tirano la spadata tipo le vanno ad attaccare, no? No, non sai mai che prende, cosa tira. Questo BGMQ 20.000. Ci tiravo le ala longhe come se fossero. Questa no, questa è proprio più viva di non so che cosa. Visto che è viva. Comincio a camminare. Un po' di meno. Un nodo e quattro. Di me. Ah, quella gira. Questa gira. Gira, me l'ha spaccata proprio.
fermo un attimo col motore perché ci sono le onde delle navi. Faccio uno, due, tre, quattro e cinque. Ok, si riparte, ora riscendo le canne e vediamo. Gira. E se la metto e gira è meglio che non ci metto niente. A questo punto ho pensato a un calamaro della Savage Gear. No, è tramortita, cioè spaccata proprio. La spaccata dentro. Dentro la sento molla. Da colpi, ma non ce la fa. Questa è bella botta. Proprio l'ha aperta. Così la pesca. Era partita, ho sbagliato. La faccio così, tolgo la laccia, ne lascio solo una a galla. E sotto metto un calamaro della Savage Gear. Si sente? È bella grossa. Peccato. Ora o le altre facevano finta di essere morte. Non scherzavo. No, non scherzavano, erano morti. Peccato. Esagerato col filo. Vabbè. Sistemo e poi ci vediamo. Poi ho detto, ho visto questo che lo uso a treno d'altura, ho detto ma queste belle ancorettone, belle grosse, come le facciamo che se si avvicina di nuovo a treno una spadata almeno ci rimane appiccicato? Fluoro pink e let's go. Stancante, sono le 11:20, la mattinata, la toccata. Ora vediamo se tornare, vedo la batteria ancora all'80%, sinceramente un altro giro me lo volevo fare. Mi sbagliato a mettere la laccia, l'altra laccia che c'avevo sulla sopra, secondo me la devo mettere sotto e mettere sopra un artificiale, però ormai sono quasi arrivato. In mezza che traino ancora la laccia va, salta, c'è più viva ora di prima, pazzesco, pazzesco, basta. Non me ne torno perché è mezzogiorno e mi sto squagliando. Alla prossima!